A Siena un'occasione persa, biancazzurri incapaci di sfruttare l'uomo in più per oltre 50 minuti. Sono mancate idee e soluzioni offensive. Al momento non è una squadra che può primeggiare. Il risultato di parità alimenta parecchi rimpianti. Toscani non irresistibili, Gilardino esonerato al termine di una gara giocata in inferiorità numerica dal 38esimo, con Di Gennaro autore sul finire del primo tempo di due interventi prodigiosi. Stranezze del calcio. Dal canto suo Auteri si è sconfessato, passando dall'integralismo più sfrenato 3-4-3 senza equilibrio ad una flessibilità probabilmente esagerata 3-5-2. Con notevole ritardo, il tecnico siciliano ha schierato tre centrocampisti, assecondandone le peculiarità. Un play puro, Pompetti, due mezze ali, Rizzo e Memuscei. La rosa, specie mediana, non è funzionale al 3-4-3, marchio di fabbrica dell'allenatore Siculo. Organico corto numericamente e con un solo incontrista di ruolo come Rizzo, che finora non ha dato il contributo sperato. Dunque poca interdizione, pochissimo impatto fisico, di conseguenza i difensori hanno sofferto a prescindere dal valore degli stessi. A Siena con tre centrocampisti le cose sono migliorate. Più equilibrio, maggiore compattezza, è mancata però la proposta offensiva. Il motivo? Non c'è un vero spartito, non ci sono azioni codificate. Dopo il pareggio una sola occasione pericolosa, il colpo di testa di Ferrari in pieno recupero su cross dalla tre quarti di Cancellotti. Decisamente poco per avere ragione di un avversario ridotto in 10 dal 38esimo del primo tempo. Al di là delle assenze, occasione persa. Da sottolineare la prova assai affidabile del 18enne Davide Veroli al debutto dal primo minuto, la prestazione di Super Di Gennaro, ancora decisivo, e lo stato di grazia di Ferrari al quinto gol in campionato, terzo di fila in appena 7 giorni, contro Fermana, Modena e Siena. Al momento il Pescara non è da primato, più squadra la Reggiana, così come il Modena, senza considerare il solido e quadrato Cesena che ha agganciato in vetta proprio l'11 di Diana, atteso dal posticipo di Pontedera. L'obiettivo: recuperare terreno e restare in scia sino al mercato di gennaio, quando non si potrà sbagliare. Serviranno almeno due centrocampisti e un difensore centrale.